Siamo arrivati al com'è che si chiama qua, aspetta. Benvenuti in Kiwi. Bella raga, siamo arrivati all'Ostia Comics e sono le ore, che ore sono le? 10:40. 10:40, dai, tra poco entriamo. Ci sta parecchia gente, sì, dai. La voglia. Allora, e tra poco iniziamo con le interviste. E ora ci troviamo all'Ostia Comics, siamo con Angelica. Eccoci qua con le quattro signorine. Allora, il mio nome d'arte è Made Kina. Io sono Made June, io sono Made Meredith, io sono Made Dagi. Bella raga, e ora siamo con Edoardo Professor Gigan. Siamo con e siamo qui con altri cosplayer, siamo con Renzo. Siamo con e siamo qui con Zero Zebri. Ed eccoci qui con un altro cosplayer, come ti chiami? Andrea. Sei in veste Captain di Rainbow Six. E siamo con Vega. Come, scusa? Vega. Vega. E siamo qui con Alice. Alice, come ti sei vestita? La Meredith che io. E siamo con Raffaele. Raffaele, come si chiama il tuo personaggio? John Lee di Gassita. Siete vestiti da? Dangarompa, il mio figlio Manodaro. Ok, è la prima volta che venite qua. È la prima edizione, certo. Beh. E quanti anni avete, ragazze, se ve lo posso chiedere? Io sono 15. Ok, dai. E quindi come avete qualche impressione su questa prima fiera dopo un anno e mezzo? Va bene ragazze, ci vediamo tra poco e ricordatevi di iscrivervi a Kiwi. Ciao ragazze, ora siamo qui a questo nostro primo stand, stiamo con Riccardo. Mattia, cosa fate qua? Vedo che state disegnando, che fate? Sì, noi disegniamo, facciamo avanti, diciamo, e disponiamo i nostri lavori. Ok, tu invece cosa fai? Praticamente cerco di fare la stessa cosa. Quest'oggi ho portato poco e nulla dei lavori che in questi giorni sono stato impegnato con una specie di commissione. Questo bene o male quanto ho, purtroppo mi sono fatti a finire proprio altro. Vabbè ma questi farà sicuramente cacata lucidi, farà sicuramente cacata lucidi, farai, quindi fa così. Di a verità. Vabbè sì, non lo nascondo. Cioè. Ah, peccato. Vabbè, comunque ottimo lavoro, mi piace. E invece tu hai detto come ti chiami? Mattia. E tu invece che fai? Oh, beh, le stesse cose, ho parlato un po' di lavori fatti con l'oro liquido proprio per l'occasione. L'oro liquido? Esatto, eccolo. Vabbè, è dorato, insomma. Appunto questo effetto metallizzato alla luce. E anche io faccio l'emissione, se non ho fatto mettere un effetto vado avanti con un progetto personale. E ho visto che ti trovi anche su Instagram di dove? Anche su Instagram ho visto, no? E' amico? Ti volesse darmi da mangiare? Posso? Dateli da mangiare, raga, dateli da mangiare a questo povero ragazzetto. Vediamo? Vabbè, quanti anni hai? 26. Quanti? 26. Oh, Dio, bravo, complimenti. E tu invece? L'abbiamo beccato che si sta a soffiare una bomba nel momento magari preciso. Magari un anno, altri tipi di corpore. Ah, ecco, non voglio indagare. Come ti chiami? Vince, quanti anni hai? Vince, 30. Vedi, questi li hai fatti tu o sono li hai scaricati da internet? Di a verità che hai scaricati. Allora, no, io sono bravissimo a togliere il logo dell'artista che li ha fatti e poi rivenderli E tu sei furbo, tu mi piaci, bravo, sì, vai, è una produzione mostruosa. Come? Una produzione mostruosa così, anche perché sono dei cinesi che lo fanno per me una volta che in grado. Ah, c'è pure i cinesi, ma sotto ce l'hai sotto scandinato, Sì, però io
così mi scappa. Bravo, bravo, bravo. Va bene ragazzi, vi lasciamo al vostro lavoro. Alla prossima. E ci vediamo tra poco. Quanti, si può sapere quanti anni avete oppure un po' di anni? Adesso che non abbiamo la necessità. Vedo che avete uno stand, cosa fate qui? Allora, noi siamo in Core Caramelle e il nostro progetto è praticamente un main caffè che non sapete che cos'è. Nel caso in cui non sappiate, sapevatelo. Noi appunto siamo delle performer e delle cameriere, facciamo spettacoli, serviamo i tavoli di solito. Oggi per voi abbiamo preparato alcuni giochi a cui potete partecipare vincendo dei premi, oppure potete acquistare le nostre Polaroid autografate. Noi ci divertiamo un sacco, insomma, noi siamo le Core Cara, il nostro concept è quello di portare le maid a Roma e quindi siamo un po' carine e un po' carine. Mi sembra giusto, come noi del resto, che siamo casaroni. Tra l'altro siamo anche con lei, ma salendo oggi non possiamo travestirci. Ma pure se ti erro due volte la mia due cose diverse. Perfetto, allora ci vediamo tra poco. Grazie ragazzi, ciao. A tra poco allora con le nostre mail. Ora siamo qui con Daniele. E cosa fate qua? Prendiamo caldo principalmente. No, siamo Ludo Sport, nella fattispecie la sezione di Roma, Ludo Sport Roma. Ludo Sport è una disciplina sportiva nata a Milano nel 2006 e poi ha preso piede in tutta Italia e nel mondo. Abbiamo palestre aperte in Stati Uniti, Russia, Svezia, gran parte dell'Europa. È stato un esperimento di alcune persone che, appassionate ovviamente di guerre stellari, hanno deciso di mutuare i movimenti delle spade laser, prendendo spunti da discipline già esistenti, vedi il kendo, la spada medievale, scherma, e creare degli stili di combattimento che si adattino bene al fatto che la lama è circolare e quindi può essere utilizzata in questo frangente. Non c'è un tocco, non c'è un taglio, esiste il contatto, basta il contatto con la lama. Infatti io vedevo la spada a spada, posso vedere? Sì, come no. Ambedio! Però questa qua, cioè, a pure di tasse ammazzate cazzo, no, non si rompe. Non si rompe perché il tubo è un policarbonato estremamente resistente, estremamente resiliente, anzi se vogliamo, quindi ha un grosso potere di flessibilità e un'ottima resistenza ai colpi. Naturalmente si parla di policarbonato contro policarbonato, quindi si annullano a vicenda. All'interno dell'elsa c'è una scheda madre e emette naturalmente dei suoni a contatto e a movimento e emette naturalmente il fascio luminoso con dei led alla base che possono essere regolati tramite un'applicazione. Ah, quindi resiste pure agli urti, cioè se sedane ammazzate con questa resiste, sì, pure agli urti, la luce. Assolutamente la scheda madre all'interno è molto resistente e schermata. Dai, grazie mille. Allora, come hai detto, ti chiami? Daniele, grazie mille Daniele. A voi. E ricordatevi di seguire anche la loro pagina, come si chiama? Ludo Sport Roma. E poi seguite anche ovviamente Kiwir. A dopo. Ah, Gigi, mi parevi mio zio, mi parevi. Certo ragazzi, diciamo, è la prima volta che vieni qua, giusto? Sì, è la prima edizione, certo. E vai anche dal quartiere, vai? Anni fa sono andato a Romiz, cazzo con Gigi e dischetto. Cosa ne pensi di questa prevenzione di questo Octagon? L'iniziativa è sempre ottima, fare fiere locali, in modo che anche la gente del posto possa aderire a eventi che magari si interessano e fanno anche a fiere più grandi. Bella, allestita veramente bene per essere la prima fiera e spero che continui ad esserci a crescere. Perfetto, ma è a prima, cioè, ma che è? L'alcolico di Giga. Qua se inciuccavo bene, se inciuccavo bene, io. Il routino ci vuole però. Non lo fai, Giulia. Vabbè. No, grazie, gentilissimo. Come se avessi accettato. Dai, allora ci vediamo, mi raccomando. E lo fai dove sta? Ah, sta tra la mia sua. Sì, non è qui. È una donna. Bella raga, dopo.
Ed eccoci qua a questo bellissimo stand, e siamo con... Proprietario a magazzino Belletti, che esporta merce originale, quindi anime, manga, videogiochi, qualsiasi cosa. Cosa ne pensate di questo? Ecco, siamo quindi qui con Lore. Beh, chiamami Celeste, va, chiamami Celeste. Oh, bravo. Vedi che gambe. Europa. Ambedio. E liscio. Quanti hai? Celeste. 21. 21. Tu? 21, me lo gioco al super. Esatto. È la prima volta che fate il cosplay? No, non è la prima volta. Voi? Andate anche a altre fiere, questa? Sì, però è tanto tempo, perché quindi a Luca non ci siete mai stati. Tu che stai? Ah, bravo, quanti anni fa? Tu invece? Fino all'ultima edizione? No. Cosa ne pensate di questa prima fiera di Ostia Comics? Ma non è male, certo, la fiera è sempre antisociale, potrebbe essere più grande, però carino. Invece? Giusto un po' il programma di fatto. È vero, perché stasera c'è la gara costa, quindi voi partecipate alla gara, immagino. No. Tu facevi la gara? Va bene ragazzi, ci vediamo la prossima fiera, assieme a Romix. Yeah. Prima danno le date e poi non lo fanno, io non ci credo alle date. Speriamo. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Zombie. Ok. E cosa ne pensi di questa prima edizione di Ostia Comics? È abbastanza buona. E come facciamo noi dopo fare queste cose? Hai visto la rendere peggio? Sì. Vabbè, dai, no, più che altro siamo la prima edizione. Non c'è dovuto. A come tanti ti fatto già delle cose negative, diciamo. Sì, come sarebbe stato gestito la domanda molto importante, diciamo. Io da questa parte in giù, fino al pantalone, sono le da passare una. Esatto. Ma sta spadone qua che è la lancia? La lancia? Sì, è l'arma del personaggio con cui l'evento fa la prima migliore. L'hai fatta tu o l'hai comprata? No, l'ho comprata. Ah, diciamo le cose come stanno, dai. Lo so, però per un personaggio a cui tengo così tanto, preferisco avere qualcosa di molto più. Però ti è fatta bene, ti posso dire, fai a vedere. Okay. Andrea, ma da poco bene qua, eh? Quanti anni hai? 22.
22, bravo, bravo, bravo. Senti, a te chiedere che l'ultima sera che sei andato, qual è stata? Sei un piacere come a merda. Beh, mi fa piacere che io in quei momenti ricordo molto poco. C'è la mia ragazza che me lo dice. Meno male, meno male. Salutiamo ieri. Va bene, regalo. E ricordatevi di seguirvi, di iscrivervi al canale, mettere la campanellina e seguire anche Aoma Storagan. Se riesco a trovare il tuo Instagram, lo metto da qualche parte qua nel tuo spazio. Dai, ci vediamo alla prossima. Ciao raga! Ok, che personaggio di quegli anni? Jojo Bizarre Adventure. Ah, ecco. Cosa ne pensi di questa prima edizione di Ortia Comics? Mi sto divertendo, comunque, anche essendo piccola, però ci sono molte persone, comunque si socializza, mi chiedono foto, quindi... Sì, mi sta piacendo, è molto bella. Hai caldo? No. Da morire. Vabbè, dai, fai i pantaloncini corti, la maglietta corta, però fa caldo. Sì, da morire. Ok, grazie mille, cara, come hai detto che ti chiami? Lucia. Lucia, oh Lucia, hai una pagina Instagram che vuoi che ti segua? Occulto cinese. Come scusa? Occulto cinese. Occulto cinese, vabbè, tu invece sei più Kiwi. Mi raccomando ragazzi,